Finito da poco il sorteggio per quanto riguarda il triangolare dei playout. La prima giornata sarà tra Varano e Virtus Castelfrentano. Direttore, io tornerei un attimo su quanto è successo domenica scorsa, il grande pathos, soprattutto la decisione che è arrivata proprio nei secondi finali. Sì, è stata una domenica intensa. Alla fine ci ha messo a dura prova le coronarie, diciamo. Alla fine anche con un po' di fortuna abbiamo spuntato. Possiamo dire che sulla scia dell'entusiasmo proprio di come avete acciuffato, tra virgolette, il triangolare playout, adesso giocherete e entrerete in campo con grande cattiveria. Sì, sì, va bene, noi cercheremo di mettere in campo tutte le nostre potenzialità, cercheremo di dare il massimo per ottenere questa salvezza, stiamo lavorando dal 31 luglio e faremo di tutto per ottenere la salvezza, poi il campo decreterà chi dovrà retrocedere, diciamo. Qualche giorno giusto per studiare l'avversario. Sì, veramente siamo già in studio da domenica sera che abbiamo visto le squadre, anche se sono gironi diversi, quindi le distanze sono anche un po' importanti, quindi, però qualcosa già abbiamo visto, stiamo cercando di studiare un po' gli avversari e vediamo un po' che ci esce. Varano subito in campo, domenica l'esordio contro la Virtus Castelfrentano nella prima gara del triangolare, questo è l'esito del sorteggio. Sì, l'esito del sorteggio è stato questo, tanto comunque diciamo che i calcoli non li volevamo fare, non li facciamo, quindi bene o male avremmo dovuto giocare con entrambe, quindi da un certo punto di vista è anche meglio giocare subito per non perdere il ritmo partita, comunque veniamo da una vittoria, quindi speriamo di proseguire con il trend positivo. C'era qualche giorno per studiare l'avversario? Sì, assolutamente sì, lo staff tecnico comunque già era un po' in preallerta sugli avversari che ci potevano capitare, quindi sicuramente adesso sappiamo bene le date nelle quali andremo a affrontare le nostre dirette avversarie, quindi sarà una settimana intensa, sarà una settimana nella quale sicuramente il mister Falasca non lascerà nulla al caso e anche i dettagli sicuramente faranno la differenza.